Sotto scorta come i magistrati antimafia e le personalità a rischio. Succede a Treviso, dove il prefetto ha deciso la linea dura nei confronti dello stalking, assegnando per la prima volta a una donna il servizio di protezione di una volante della questura. Facendo in modo che una pattuglia della volante o dei carabinieri continuamente giri attorno alla sua abitazione per cercare, noi cerchiamo di fare il possibile, insomma. La donna da qualche tempo era oggetto delle attenzioni morbose di un uomo, non un suo ex come spesso accade, ma uno spasimante rifiutato. Prima i pedinamenti, gli sms, poi gli appostamenti, le telefonate insistenti fino a diventare vere e proprie minacce e gli atti intimidatori. Un vero e proprio caso di stalking, reato che in Italia ha già registrato 5.200 casi denunciati ad oltre un anno dall'approvazione della legge. La donna adesso sarà protetta giorno e notte dai poliziotti, gli agenti la seguiranno nel tragitto casa-lavoro, sorveglieranno la sua abitazione e le zone da lei frequentate. La clamorosa decisione è stata assunta dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e per prenderla non è stato necessario che la donna trevigiana sporgesse querela. In questo modo si incentiva anche la denuncia, perché se la donna rimane sprovvista di tutela, di protezione, chiaramente fa più difficoltà a denunciare determinate condotte nei suoi confronti.